Sindaco, la prima domanda che uno si fa, dice: ma come, ATAF non andava a morire, ci sono nuovi autobus? No, ATAF non muore, anche perché noi abbiamo un patto molto forte con la gestione attuale e il punto qualificante di questo patto era quello di rinnovare il 40% di tutta la flotta. È un record italiano, per noi è fondamentale offrire ai cittadini, soprattutto in questa fase difficile di cantieri, un servizio molto migliore con degli autobus che anzitutto inquinano pochissimo e che sono molto più confortevoli. E quindi con questi 31 nuovi autobus noi completiamo quell'obiettivo. Quanto al futuro della gestione, questa è un'altra partita che non ha a che vedere con il patto che abbiamo stretto con Bus Italia e con Mazzoncini fin da quando lui era presidente dell'azienda ATAF. Abbiamo portato Firenze in 3 anni ad un'anzianità media di 7 anni contro 13 anni di anzianità media nazionale, direi che questi sono fatti. La gara regionale, posso dirvi che il governatore Rossi è dal 2010 che parla di questa gara regionale e il risultato ad oggi per i cittadini è zero, mentre quando il comune ha fatto la gara per ATAF in 3 anni il risultato lo vediamo qua nel piazzale. Questi sono fatti. Quelle sono parole, secondo me il fatto di avere bloccato di fatto il trasporto pubblico in questi anni è un bel problema, noi stiamo facendo la nostra parte qua in Comune di Firenze, vediamo come si sblocca, siamo molto confidenti che alla fine i giudici, il TAR, daranno ragione della nostra offerta.